coda. Abbiamo cominciato 2 anni fa. Ho letto il libro di Paolo Condò, in cui ricostruisce la storia, diciamo, biografica di Francesco. L'idea di proporre a Francesco di scrivere il libro riassuntivo della sua carriera nasce innanzitutto negli ultimi mesi della sua carriera da giocatore, quando si capisce che al termine della stagione lui si sarebbe ritirato. Stop! Stimolava a cercare già delle immagini, interrompevo solo per andare su YouTube a vedere le azioni. La, boom. Credo che la storia di Francesco Totti abbia avuto così tanto successo perché è una grande storia italiana, una grande, bella storia italiana, con dei momenti di straordinario pathos e di straordinaria esultanza, ovviamente da una parte lo scudetto della Roma, dall'altra la vittoria della Nazionale ai Mondiali del 2006. Da lì a poco è stato tutto molto veloce la costruzione dell'impianto. In questo caso era un racconto epico delle vittorie e delle conquiste che Francesco Totti fa con la maglia della Roma, e dall'altro ricostruire la vita di questo personaggio che ha delle sfaccettature incredibili, che sull'ironia ha creato il suo personaggio. Lampini il capitano, grande! Se buio melanzane, Francesco è preciso, come quello che ci mostra in campo, intelligente, veloce e preciso. Abbiamo cercato di fare di questo racconto un racconto di passione. Uno dice la storia più bella del mondo, ma se gli rovini il finale, qui la butti tutta. La storia della serie è molto delicata, è molto sfumata. Che ti succede a te? La serie è anzitutto incentrata sul disagio e sull'inquietudine di questo campione che ad un certo punto deve smettere di fare la cosa che ha fatto per tutta la vita. Il soggetto di questo racconto era il racconto di un uomo che crede che il suo antagonista sia una persona fisica, ma invece doveva fare i conti con un'altra cosa che è più grande di lui e di Spalletti, che era il tempo. L'ha già fregata una volta il tempo, Francesco. È un discorso che per un campione è difficilissimo da affrontare. Il contrasto fra ciò che lui è stato e ciò che lui non è più. E ogni giorno che passa lo è sempre di meno. E questa è una cosa che provoca angoscia nei grandi campioni. Te lo vuoi mettere in testa che non sei più insostituibile? Ma testa come? Fammi fuori! C'è tutta la parte brillante, ultra pop, dell'essere un calciatore, però c'è anche poi l'esplorazione della personalità di Francesco e delle persone che gli stanno accanto. La serie di Luca fa sì che emerga il lato comedy, il lato divertente, ironico e molto ironico. Francesco. Hanno tirato le ova, saranno sbagliati. Sono Grabasco. Noi abbiamo scelto di raccontare degli aspetti che il pubblico non poteva conoscere se non attraverso la diceria, e quindi abbiamo scelto di stare a casa sua e nello spogliatoio, dalla sua stanza della casa con i suoi genitori quando era ragazzino allo spogliatoio anche dell'ultimo giorno, e quindi i personaggi vicini a Francesco sono diventati i personaggi della serie. La struttura del racconto è quindi composta dagli ultimi 2 anni, quindi dal ritorno di Spalletti, inframmezzato da dei racconti della vita precedente di Francesco. E quindi abbiamo pensato a 6 temi che potevano raccontare questa storia. E il primo è sicuramente stato il dono, cioè raccontare il talento di Francesco. Il secondo abbiamo scelto di raccontare il suo rapporto con la Roma e via dicendo. Lo sai quanti sono? Per tutta la serie realtà e finzione si sono abbastanza fuse, e gran parte della famiglia Totti, dei suoi amici, interpretavano se stessi nella serie. L'idea di dover ricostruire un mondo così contemporaneo, perché l'attualità si è molto andata a confondere con i piani della narrazione, era la vera sfida. Cioè, come si racconta una persona che è viva e che è accanto a te? Allora, ci prepariamo. La sera dei motorini è stata super divertente. Vedere anche il fratello di Francesco, le amiche di Ilari e gli amici di Francesco era strano, cioè faceva ridere perché comunque noi eravamo finti e loro erano veri. Capitano, fai strada. Dai, dai, dai. Però quella è stata una scelta secondo me azzeccata di far partecipare le persone che li conoscono veramente, perché dava un senso di verità ancora più forte, se possibile. Te ne sveglia presto. Dai, dai, dai. Quando ti dicono che una cosa che hai scritto tu diventerà una serie TV, la prima cosa alla quale pensi è chi saranno gli attori, chi sarà il regista. Per me la sfida era quella di riuscire ad essere leggero,
rapido e preciso. Secondo me sono un po' quello che raccontano il talento di Francesco, sia sul campo che fuori. Questi sono i primi tre elementi che mi sono portato a casa per cercare l'attore, il personaggio che avrebbe dovuto interpretarlo. E da lì quindi è partito il lavoro di cast. Silenzio per favore, azione! La scelta di Pietro Castellitto per fare Francesco Totti è stato un lungo percorso, arrivando appunto a rappresentare l'anima del capitano. Insomma, fa firme. Una relazione tra Pietro Castellitto e Francesco Totti, innanzitutto la romanità sgorga, impetuosa, da entrambi. Pietro Castellitto aveva tutte queste caratteristiche, appunto la romanità, il naturale senso dell'ironia, l'essere comunque proprio romano nel cuore, cioè questa grande umanità, questo grande essere figlio del popolo. E volevo dire che il capitano è come un figlio per me. Ma di che parliamo? Pure per noi è come un figlio. Con Luca l'idea è sempre stata quella di creare un personaggio che stupisse anche Totti. Convenivamo sul fatto che imitarlo significava mancargli rispetto. Totti è inimitabile. Dovevamo trovare il modo per riuscire a creare un personaggio simbolico e credibile. Quando va via non deve spaventarti. Lavorare con Pietro Castellitto è stato anche conoscerlo. Pietro è un attore innanzitutto molto istintivo, è un attore che comunque ha lavorato molto prima su tutto quello che era il segno da dare. Appena la vedo mi viene spontaneo, insomma, esatto. Calare un po'. Per lui l'altra sfida era fare per la prima volta qualcuno che esisteva. Mi spingeva la soddisfazione incredibile di riuscire a dare carne a un ricordo così eterno della mia vita, perché Totti insomma è memoria storica, io ci sono cresciuto col suo poster in camera. Quindi i primi giorni di ripresa sono serviti a dargli fiducia e la costruzione del personaggio in realtà era già dentro di lui. Più cercava di fare Francesco e più io non riconoscevo Francesco e più lui invece lasciava andarsi alle emozioni, più trovava Francesco. Devi riuscire a trovare la natura del personaggio, anche con le differenze somatiche che ci sono. Già sei riprendo? No. Ho percepito qualcosa di molto simile a un senso di responsabilità davanti alla macchina da presa, che non nasceva dalla paura di non farlo bene, nasceva proprio dalla voglia di rendergli onore, di renderlo felice. Il paradosso di doverlo interpretare è sembrato una cosa bellissima, una chiamata del destino a cui non potevo assolutamente dire di no. Capitano, questo è il giorno più bello della vita mia. Poi l'altro e terzo scalino grande che sicuramente va a Pietro era di riuscire a interpretare un uomo di 40 anni. Totti ha 40 anni, è giovane, è vivissimo, quindi imitarlo non ha senso. Noi l'abbiamo aiutato un po' col trucco, eravamo fiduciosi del fatto che i calciatori finché hanno possibilità di giocare rimangono dei giovani e quindi il lavoro globale era assicurato dal suo aspetto molto giovanile. Quando entra in scena cambia radicalmente Pietro. Io ci credevo veramente che era Totti. Ci credevo che era Totti, credevo nella situazione. Ma ha puntato. Ma chi è Luciano? È cambiato. Pare il gemello stronzo di quello di prima. Come mi sono preparato al personaggio? Oltre alla dieta, perché ho preso quasi 10 kg e a molta palestra fatta, cercavo di passare delle giornate con i suoi pensieri, insomma. Ho convissuto col personaggio, in questo caso si chiama Totti. E che serve guardarsi indietro adesso? Niente. Appunto, dobbiamo guardare avanti. Ogni attore ha la sua specificità e Pietro Castellitto e Greta Scarano sono proprio agli opposti. Lavorare con Greta è stato bellissimo, è stata una grande scoperta. Greta è un'attrice che innanzitutto sa ascoltare e quindi è molto facile dialogarci anche in scena. Questo era fondamentale per rendere credibile la coppia. Guarda che ha saputo. Che ha saputo? Che sei uno che macina donne. Che faccio io? Macini donne. Ma che macino, no? Macinino oramai. Pietro Castellitto ha dovuto fare chiaramente il provino con Greta Scarano. Siccome abbiamo scelto prima Pietro, Greta non è stata l'unica attrice che abbiamo visto per il ruolo di David. E quindi abbiamo visto Pietro con varie Ilari e poi Greta è quella che è sembrata a tutti più giusta e quindi si è portata a casa il ruolo. La prossima volta mi annunci il ritiro, dillo pure a mia madre magari. Ho detto quello che penso, che devo farmi, devo stare zitta. Abbiamo fatto un unico grande provino per me. Ricordo che ci siamo divertiti tantissimo perché dovevamo fare delle scene salienti della serie. È stato molto bello poi vedere come siamo arrivati a girare quelle scene. Questo perché secondo me avevamo colto più o meno tutte e due lo spirito dei nostri personaggi. Che ne sai di quello che penso io? No, Francesco, però tu ci pensi come uno che deve morire. Pensarci significa prepararsi mentalmente.
Ho sempre pensato che Hilary in un qualche modo dovesse essere una donna di grande posizione nella sua vita. È una che esprime completamente quello che pensa, anche al costo di sembrare a volte un po' dura. Vabbè, ma che avrò detto mai? Ma come l'ha detto? L'uomo piccolo. Ho capito, ma te lo pensi? Io lo dico. Chiaramente c'è una quantità di materiale sul quale ho potuto studiare, ho scaricato qualsiasi cosa che ho trovato di Hilary. Ho cercato di lavorare sul suo modo di parlare, sul suo modo di gesticolare, e lei gesticola moltissimo. Comunque rimarrà nel mondo del pallone, non ti preoccupare. Sì, no, ti vedo che ti sei agitata. Non ho fatto un'imitazione. Mia imitazione mi sembrava infilarmi in una cosa che mi avrebbe contenuta. Il mio è più un personaggio ispirato a Hilary, è la mia ispirazione. Esiste già Hilary Blasi. Per me? Sì. Grazie. E poi c'è il mitico Jimbo. Piccolo uomo. Incredibile l'interpretazione di Gianmarco Togliazzi. Incredibile. Gianmarco è venuto subito in mente, un po' perché fisicamente un po' lo puoi ricordare. Quelli che mi conoscono sanno che parlo chiaro. Poi Gianmarco è un grande camaleonte. E vi dico che non ci sono alibi. Abbiamo organizzato questo provino e lui è arrivato già come sempre. Gianmarco quando arriva ai provini è scoppiettante. No, tu adesso dimmi che cosa dovrei fare io con te. Come è entrato nella porta già era Spalletti e anche se dicevi stop lui continuava a parlare come Spalletti, a muoversi come Spalletti. Non capisci! Non vuoi capire! Il ruolo di Spalletti è il ruolo in qualche modo dell'antagonista. Stop! Io Spalletti me lo portavo dalla mattina alla sera anche e soprattutto in quello che caratterizza un set, che sono le pause più che il girato. Poi l'hai levato, sei uno stronzo, l'hai messo 10 minuti e lo hai umiliato. Ditemi voi cosa devo fare. No, dimmelo tu che tanto comandi dentro i tuoi gol. È il tipo di attore che nell'approfondimento dà poi la resa nella preparazione che ha. E ha fatto una preparazione incredibile. Forza ragazzi, dai! È un professionista attento ed era molto preoccupato dell'interpretazione di ovviamente Spalletti. Io ho cercato di rassicurare Gianmarco sul fatto che comunque rappresentavamo un racconto che è il punto di vista di Francesco. È un mio Spalletti, non è Spalletti. Quello che non volevo fare io assolutamente era cercare di cadere nell'imitazione. Spalletti è lui. C'è, esiste. Totti, io alleno la Roma, non soltanto Totti. È un personaggio abbastanza prolisso nel suo modo di parlare e riuscire ad adattarlo nella sintesi che invece la scena deve portare è stata per me la parte più difficile perché è una sua caratteristica abbastanza riconosciuta. Adesso la musica è cambiata, tu pedali come tutti gli altri anche se ti chiami Totti. Jimbo è un attore incredibilmente imprevedibile. E l'imprevedibilità è fondamentale quando reciti scene di litigi. Lo sa meglio di me come ragiona il giornale. Appunto! E allora dovevi pensarci bene prima di parlare, no? Sappiamo tutti com'è andata la loro vicenda professionale e personale. Quella tensione tra Totti e Spalletti costituisce l'essenza dell'inquietudine che in quel frangente della vita Totti c'ha dentro, sulla quale poi si basa il 90% della serie. Da una parte io dovevo sposare appieno le motivazioni di Spalletti, ma allo stesso tempo rappresentarle in un modo in cui fossero invece la visione di Totti. Questo è stato, come dire, il contrasto interno molto difficile per me. Ma non è che se poi vengo i tuoi amici mi fanno una bella imboscata e mi menano. E se la menano vuol dire che sei meritato, no? Stop! Molto bene, è questa... Per quanto riguarda la scelta dei genitori di Francesco Totti, abbiamo scelto appunto due attori meravigliosi. Io non so come fai a star lì seduto come se niente fosse. Giorgio Colangelo e Monica Guerritore. Ma perché te credi che se ammazzo ci dicono qualcosa prima? L'idea di fare questo ruolo che mi era stato proposto del padre di Francesco, Enzo, mi sorrideva fin dall'inizio e ancora prima di leggere la sceneggiatura, perché fare il padre di questo mito era di per sé abbastanza interessante. Ciao. Te si rivede. Oltre ad essere un attore romano, c'ha una grande umanità, è un attore molto naturale nel modo di recitare, è un attore che può stare anche in silenzio e ti racconta tantissime cose. Enzo, mai sentito? Dici niente. È sempre presente e quindi basta veramente uno sguardo, un alzare di sopracciglio, una parola con quella voce che ha, che immediatamente ti entra nel cuore e ti diventa familiare. Francesco ha sempre detto che suo padre era un battutaro, era uno di poche parole, ma se diceva qualcosa era una battuta. Oddio, ci avrebbe pure 24 anni. Ma che c'entra? Ma mica sono tanti 24, eh? Certo, sono meno dei 25.
È un carattere tipicamente romano, quella romanità classica che fa breccia nei cuori della gente. Colangeli mi era sembrato che avesse le caratteristiche perfette per essere Enzo. Luca mi ha spesso chiesto di trovare una battuta a finale scena, breve e sconcertante, spesso di quelli che poi c'è un silenzio dopo perché non si sa che dire. E spesso queste cose le abbiamo trovate insieme, perché in realtà puntavamo tutte e due allo stesso obiettivo, dare un senso alla scena, chiuderla, fare da finale, no? Io questi posso sognare, c'hanno i carboidrati. Poi la mattina. È meglio il whisky di notte. Mi risuona molto questo ruolo di marito che viene sempre un po' messo all'angolo da una moglie straripante, ecco. Enzo parla poco, ma pure Francesco parla poco. E Fiorella è il loro megafono. Non parla, è figlia a te. Una famiglia dei muti. Sia Monica che Giorgio sono attori nobili, pieni di fascino, e che quindi sono riusciti anche a esprimere al meglio la nobiltà semplice dei genitori di Francesco. Ma che ha attaccato? O è caduta la linea? La linea elettrica. Poi Monica è un'attrice di teatro che però è riuscita anche, insomma, a calarsi profondamente in quello spirito romano. Ho capito, però non è che uno gli deve raccontare sempre tutto. Giova, la prima volta che vi è stato proposto il personaggio della mamma di Francesco Totti, ho immediatamente immaginato che cosa deve essere stata la vita della madre di Francesco Totti. Ma lo so che è complicata per voi. Il fatto di interpretare una donna che si chiama Fiorella, che però racconta tutte le donne che hanno avuto l'istinto, l'intuito di poter leggere in un figlio, in un bambino piccolo, un grande talento. Questa era la cosa che più mi ha affascinato e mi ha fatto subito dire sì. Se c'hai questa diventi un campione, se non ce l'hai... vabbè. Anche Enrico e Monica non abbiamo fatto un granché di cast, siamo subito andati nella direzione del guaritore perché riusciva a darci quella verità che volevamo, ma anche nobilitarla con una grande prestazione d'attrice, perché lei è in grado di passare dal tragico al drammatico al comico con una semplicità incredibile. Monica è riuscita a scrollarsi di dosso quell'aplomb e a trasformarlo in una specie di energia spontanea, immediata, molto empatica, istintiva. E allora fai silenzio! Ma con chi stai a parlare? Fiorella Totti è quasi nella mitologia, si conosce anche se non si vede mai. Allora poi ho cominciato a lavorare su quello che poteva essere una biografia immaginaria fatta di piccole cose che io sapevo e che sono andata a cercare, perché lei non si mostra quasi mai, e mi sono attaccata a delle caratteristiche che mi hanno molto aiutato. Abbiamo lavorato sul trucco, individuati il colore dei capelli e individuato questo trucco degli occhi, che è un trucco che lei ha sempre usato da quando era giovane e che è diventato come un suo segno di riconoscimento, che lei usa sempre. È un modo per dire ci sono. Ci abbiamo in linea Graziella. Pronto? Grazie. Che ci dici, grazie? Poi con la costumista abbiamo evidenziato alcune cose che particolari per lei, quindi giubbotti, un pochino un maschile, una donna molto aggressiva, molto forte e molto solida. Per volevo dire che siete la manica dei grandi figli della miglia! Ah, così gli hai detto? Speravo di morire prima, è stata una sfida enorme per quello che raccontiamo, per il mito che raccontiamo, per l'anno in cui l'abbiamo raccontato, che è il 2020. Speravo di morire prima è una frase straordinaria che viene scritta, credo, da un tifoso, no? Durante l'ultima partita di Totti, che parla di quanto ci sia l'amore di questa città per questo giocatore, per quest'uomo, per questa bandiera. Speravo di morire prima e non volevo vivere questo momento. Il momento nel quale tu non ci sarai più, tu il mio eroe, non ci sarai più sul campo. Un atto d'amore più alto io non lo saprei concepire. State Totti! Oh, ma non sto li coglioni con tu i carpini! Speravo di morire prima è un qualcosa che abbiamo pensato in molti quel giorno, ed è un titolo che sintetizza una certa ironia romana. In realtà c'è una dose di follia, una dose di ironia, una dose di fatalismo anche, che secondo me si appiccica bene all'immagine di Francesco Totti. Oh, mi sono commosso, sto diventando romanista. Io non speravo di morire prima, perché aver avuto la fortuna di assistere a un momento storico sportivamente come quello è una cosa che si può raccontare ai figli. È stato fighissimo. Dopo aver fatto la serie e dopo essermi trovato così bene, credo che il titolo giusto sia Speravo di morire dopo. Ma Francesco, scusami,
Te lo giuro, non so della Lazio.